Buongiorno amici, benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi amici, avete un nuovo video su il traduttore. Perché raga, oggi andiamo a scoprire i nomi di Holly e Benji, non di Capitan Tsubasa, Holly e Benji, proprio Capitan Tsubasa all'italiano, tradotti dal giapponese all'italiano. Prima di cominciare però, nello scorso video sono dimenticato di tradurre anche il nome Kazuki. Zanzara, va bene. Kazuki, che rimane Kazuki, Sorimaki. Se lo traduciamo da solo, Sorimaki. Tammaki. Kazuki Tammaki. No comment. Takeshi. Sawada, Takeshi Sawada, rimane così. Allora, raga, cominciamo subito con i nomi di Holly e Benji. Allora, il primo è Oliver Hutton. Oliver. Ok, già questo va bene. Hutton, ma va benissimo. Oliver, questo rimane così per fortuna. Oliver Hutton, lo traduciamo dall'inglese. Che cosa succede? Oliver Hutton, cioè rimane così, non cambia. Giappone, come l'ho scritto, giapponese. Ok, poi abbiamo Marchio, già cominciamo male qua. Mark, perché Marchio? Lenders. Segnali finanziatori, ma cos'è? Segnali finanziatori, peggio di quello giapponese, almeno quello è piccolo bianco, qua segnali finanziatori, ma porca di quella puttana, ma cos'è segnali finanziatori? Vabbè, non ci disperiamo all'inizio. Tom, e Tom rimane così, Tom Baker, quello rimane così. Per fortuna non è cambiato una beata minchia. Poi, un altro nome, raga, siccome sono preparato un'altra pagina per vedere tutti i nomi che ci sono, almeno quelli della maggior parte, Bruce Harper, allora, scriviamo diverso, Bruce Harpista, ma porca troia, ma cos'è Bruce Harpista? Ma come si fa? Raga, mi dovete dire come si fa a chiamare Bruce Harpista? Come? In che senso? Ma volete farmi impazzire o dite vero? Comunque, raga, questa serie in realtà non è proprio nuova, perché io già ci avevo portato un video su... Avevo fatto un video su TikTok, che poi l'ho trasmesso pure qui. Se lo sono visti in molti, quindi ho voluto portare questa serie, però questa qui è completa. Senza immagini, però è completa. Comunque, nello scorso video ci ho dimenticato anche a tradurre Roberto, che rimane Roberto, mi sa. Ongo, cioè rimane così. No, Lepti. Ongo. Dopo... No! Cos'è Roberto dopo il libro? Allora, poi il nome dopo, Giuliano Rosso. Questo, minchia, dovrebbe essere Giuliano Rosso. Giuliano. Oh, questo magari... Già mi rende finito. Giuliano Rossi, ma no, finalmente un nome tradotto per bene. E che ci vuole? Ok, poi Danny Mellow. Ah, dimmi. Danny Dolce. Già, Danny Dolce magari è qualcosa. Non come quello lì dopo il libro, Maronne Mi. Oppure quello di Mark Lenders. Poi Alan Crocker. Vediamo, che sono curioso di sto nome. Perché prima era acqua calda. Qua com'è? Alan. Ok. Crocker. Che poi era Alan Parker. Alan Cocco.
Alan Cocco c'era scritto. Comunque, vediamo se l'ho scritto giusto perché non lo so. Ok, sì, l'ho scritto giugno. Giugno, sì, l'ho scritto giugno. Ho scritto giusto. Quindi, raga, rimane così, per fortuna. Poi, Roberto Sedignò. Si scrive così perché mica lo so. Azerbaigiano. Ok, Sedigno l'ho scritto così, ma Roberto, siccome in giapponese non vuol dire una beata minchia, Sedigno rimane così, per fortuna, pure lui. Ok, poi Maggie Hatton, la madre di Tsubasa, Maggie. Maggie Hatton rimane così. Poi Michael Hatton dovrebbe essere Michele, giusto? Bravo, traduttore, bravo! Michele Hatton, bravo traduttore, così ti voglio, non darmi nome alla testa di minchia. Jack Morris, già qua, Jack boy. Tu mi stai prendendo per il culo, giusto? Perché Jack, e ora mi dici Jack normale? Ma hai qualche problema, Google? Dimmelo se hai qualche problema. James Giacomo Movis. Giacomo Movis, va bene, questo lo accetto. Poi Jason Derrick. Giasone, ma cos'è Giasone? Derrick. Giusto, perché prima era Giasone, ora diventa Jason dal nulla. Va bene. Poi Ted Carter, Ted Carter. Oh, Madonna, ma cos'è Ted Carrettiere? Ma cosa? Ma da dove viene Ted Carrettiere? Philip Gallagher. Questo qui lo copio perché mi secca scriverlo. Copia. Incolla. Filippo Gallagher. Oh, finalmente! Gallagher rimane com'è. Ok. Ok, Johnny Mason, pure questo qui lo copio. No, aspetta, no, aspettate un attimo, raga, che io non sono così manuale. Poi c'ho un mouse che funziona peggio di me. Porca putt... Madonna mia, lo devo fare a mano, ho capito. No, non era questo. Copia. L'ho dovuto fare a mano. Allora, copia, incolla, Johnny Massone, ma dico, che ho fatto? Che ho fatto di male? Merita le traduzioni fatte alla testa di minchia, è un complimento, dire alla testa di minchia queste traduzioni, è un complimento, è un complimento. Paolo Damiond, quindi dovrebbe essere Paolo Diamante. Paolo Diamante, va bene, questo qui è giusto, magari. Minchia, ancora ci sono morti. Ralph Peterson. Porca puttana, mi è partito un video. Ralph? No, Ralph non ha scritto così, vero? No. Ralph. Ralph. Questo è giusto. Peterson. Peterson. Giusto, 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 giusto. No, Peterson è con una P, porca troia. Ok, sembra giusto. Ok, Ed Warner, copiamo, incolliamo. Copia. Cos'è? Allora, incolla. Oh, rimane giusto. Warner è pure giusto, mi sa, giusto. Ma come è chiamato il nome? Ed ammonitore Clifford Yuma.
Yuma. Ma perché ci Ford Yuma? Ma co perché? Non mi scandalizzo più di tanto. Ah, Theodore Sellers, ma questo lo copio perché non lo so scrivere. Incolla. Teodoro Venditori. Va bene. Jeff Turner, allenatore della Muppet. E copiamo Jeff Turner, che è quello che mi interessa. Porca puttana. È quello che mi interessa di più. Copia. Incolla. E rimane così. Ma dai, mi è deluso Jeff Turner. Dai. Dovessi significare qualcosa. No, un cazzo significa. Ma vaffanculo. Peter Colby. Primo allenatore della New Team, raga. Incolla. Pietro Colby. E questo pure qua è deludente. Charlie Caster. Va bene, questo Charlie Caster. Se mi fa copiare tutto. Tutto, anche la Evre. Grazie. Copia. E incolla. Va bene, raga. Charlie Caster, ma come? Doveva essere Carlo Castoro, tipo, una cosa del genere, niente. Va bene così. Se i traduttori vogliono così, devono essere così, no? Ok, raga, Patrick Everett, che sarebbe Patrizio, non lo so, Patrizio che sarebbe Ciunnitta. Patrizio qualcosa. Patrizio Everett, infatti l'ho indovinato, è Patrizio Everett. Eddie Bright. Comunque, raga, i nomi sono veramente tanti. Meno male che ne hanno messi pochissimi. Perché sennò questo video durerebbe 3 ore. Vediamo l'altro. Oh no, di Bright no, vedo così. E Bright da solo vuol dire. Non vuol dire nulla, giusto? No, è di luminoso, ma perché? Jonathan Gunnell, chi cazzo è? Ah, l'allenatore della New Team. A posto siamo. Se abbiamo lui, siamo a postissimo, raga. Incolla. Jonathan Gunnell. Vabbè, vaffanculo. Gunnell, che vuol dire? Cannone. Cannone. Jonathan Cannone. Giovanni Cannone. Kirk Parson. Andiamo, stiamo finendo, raga, non vi preoccupate. Incolla. Kirk Parson, rimane così. Non cambia, deludente. Pa no! 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 E no! Mi aspettavo che non cambiamo un cazzo. Aspetta, devo. Minchia, qua è difficile copiare Freddy Marshall. Meno male che stavo finendo, perché. Ovviamente Freddy Marshall, così. Non vuol dire un cazzo pure Freddy Marshall, va bene. Meno male così. Patty Gasby. Copia e incolla. Poi che Gasby che cazzo vuol dire? Un cazzo, niente. Arthur Foster, mi immagino qualcosa bellissimo. Copia. E incolla. Non mi delude Arthur Foster. No, vaffanculo. Doveva essere Arturo Foresta, doveva essere. Perché? No, Arturo Alevale, ma traduttore, ma porca puttana. Ah, Davide Newman, ma stato un accazzato. Incolla. David Newan sarebbe Davide nuovo uomo. Uomo no, nuovo, infatti. Cos'è? Ray Tomsoft, allenatore della Toho. Se me lo fa accoppiare tutto, porca di quella puttana. Dottora Ara, raga, non lo traduciamo, anche se voi non lo vedete, non lo tradurrò perché non ha senso. Ok, che tanto anche se lo traduco, dove minchia è, non è questo, anche se lo traduco non ha niente, no,
Lascia qua, lascia qua. Allora, Ray Tomsoft. Ray Tomsoft sarebbe, non lo so, Ray perché non vuol dire un cazzo in italiano. Tomsoft. Tomsoft. Rimane così, va bene, raga. Video finisciuto, per fortuna, perché già stavo esplodendo. Allora. Pattumiera. Sono un coglione che traduce le cose col cucazzino puzzolente riempito di merda No. insana della fogna. Vi prego, buttatemi nella pattumiera informati grazie da Google Traduttore. No, no, raga, questo qui lo devo fare ripetere perché ho sbagliato alcune cose. Informatica, calzino, non cazzino. Ah. Ok, così già è come meglio. Sono un coglione che traduce le cose col calzino puzzolente riempito di merda insana della fogna. Vi prego, buttatemi nella pattumiera informatica grazie da Google Traduttore. Detto questo, al prossimo video, bella!